Dopo diversi rumors che si erano susseguiti nelle ultime ore, finalmente è arrivato il comunicato che quindi ufficializza che HRC farà ricorso in appello per la penalità inflitta al proprio pilota Marc Marquez per l'incidente di Portimão del weekend scorso che ha coinvolto anche Martin e Oliveira. Oscurando un po' quella che è stata la doppietta di Bagnaia con vittoria di gara sprint e gara tradizionale, in questo video farò un recap di quello che è successo dell'incidente e poi vi dirò la mia per quanto riguarda la polemica su Marc Marquez. Bene, partiamo con ordine. Prima cosa ragazzi, come sempre, se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi al nostro canale qui sotto e ad attivare la campanellina delle notifiche, così non vi perderete tutti i prossimi contenuti in uscita sul canale. Un piccolo gesto che però ci aiuterà moltissimo a crescere. Andiamo adesso con la ricostruzione del weekend, di quello che è successo. Allora, partirei da quello che è successo nei test, perché la verità è che Marquez non è contento della moto, è arrivato a Portimão, come dire, consapevole che probabilmente in questo momento a livello tecnico non può competere con le Ducati. Sicuramente lui è in formissima, tra l'altro una frase che mi ha impressionato nei test è stata la sua: io sono in forma ma la moto non è in forma come me, io sono più in forma della mia moto. È stata una cosa abbastanza indicativa e secondo me una frecciata diretta ad Honda, che tra l'altro ha dimostrato in un certo senso di essere in difficoltà tecnica anche dovendosi rivolgere a Kalex per costruire un nuovo telaio. Diciamo la Honda, se non stiamo parlando di una casa piccolina, stiamo parlando del top mondiale. Si arriva dunque a Portimão con un Marquez sicuramente non favorito per la vittoria, ma questo non voleva dire niente, è ovvio che Bagnaia partiva come favorito, ci credo, è andato velocissimo nei test, campione del mondo, Ducati top. Però devo dire che tutto sommato il venerdì e poi il sabato di Marquez vanno decisamente bene, perché Marc ottiene la pole position, è vero con un traino, quello di Bastianini, però alla fine prende una pole importantissima perché gli consente di partire primo sia nella sprint race sia nella gara tradizionale, cosa che nella MotoGP moderna fa la differenza, soprattutto per un pilota che non è dotato magari della moto più veloce come potrebbe essere Bagnaia. Pole position e poi arriva il podio nella sprint race, risultato secondo me molto importante perché un Marc così in difficoltà, come dire, riesce a guidare sopra i problemi della propria moto e ottenere un ottimo risultato, probabilmente il miglior risultato che poteva ottenere in quel momento. Si arriva dunque alla domenica con un Marc sicuramente pronto per attaccare, pronto per magari provare ancora a ottenere il podio anche nella gara normale. Partenza sicuramente a fionda, c'è già un contatto con Martin subito. E poi cosa succede? Arriviamo all'incidente. Marquez fa un attacco decisamente, come dire, fuori contesto, una staccata impossibile da portare a casa. E qua, come dire, mixo un po' quello che è successo con il mio pensiero, perché la verità è che appunto Marquez cerca di superare Martin, arriva al contatto, Marquez perde il controllo della moto e si schianta praticamente contro Oliveira, cioè lo sperona direttamente. Allora, le immagini sono impressionanti perché io, diciamo, in live pensavo che Oliveira si fosse fatto decisamente più male. È andata bene, alla fine non ci sarà nel Gran Premio d'Argentina Oliveira, come non ci sarà Marquez, questo lo vedremo dopo. Però dalle immagini sinceramente mi sembrava una cosa veramente veramente importante, cioè che poteva portare a conseguenze molto più gravi. Martin, diciamo che è quello che ha la meglio perché c'è il contatto con Marquez, però riesce a rientrare in gara. Oliveira fuori dai giochi e Marquez fuori dai giochi. In quel momento lì quella staccata era semplicemente inutile, perché Marquez non avrebbe potuto portarla a casa. Ha un mezzo tecnicamente inferiore agli altri, si deve attaccare per forza alla staccata, perché l'ha detto anche nelle interviste post-gara, in questo momento è l'unico modo per fare la differenza. Però la verità è che Marquez butta via la sua gara, fa buttare via la gara a Oliveira e praticamente anche a Martin, perché rientra, però è ovvio che la sua gara, che poteva magari essere da podio, ormai non poteva più esserlo. In quel momento Marquez commette un errore che personalmente ritengo molto grave da un pilota del suo livello. Stiamo parlando di un 8 volte campione del mondo, un pilota che
è probabilmente il pilota più forte degli ultimi 10 anni, è un dominatore, ha dominato dal 2013 fino veramente al 2020, poi dopo l'infortunio sono arrivate un po' di difficoltà, ma comunque stiamo parlando di un pilota che dovrebbe avere una capacità di valutare le situazioni di un altro tipo. Un errore del genere me lo sarei aspettato da un rookie. Lo metto a confronto con quello che è successo tra Bastianini e Marini. Quella lì è una situazione di gara. Cioè ci sta, ha provato il sorpasso, la moto ha perso aderenza e sono finiti tutti e due per terra. Poi purtroppo Bastianini ha avuto la peggio. Però la verità è che in quel momento, da un pilota come Marquez, della sua esperienza, mi aspettavo una gestione diversa. Anche perché alla fine ha buttato via la gara. È vero che in questo momento lui è in difficoltà, però si possono vincere i mondiali anche senza dominare, anche portando a casa dei risultati, come dire, buoni in un momento dove non hai i mezzi per raggiungere risultati eccellenti. In questo momento Mark non ce li ha, in questo momento lui deve gestire. E quella lì è sembrata veramente una delle sue solite, perché poi, per esempio, Martin, che è stato molto duro, come Aleix Espargaró nelle interviste post-gara, ha detto è sempre lui. Perché la verità è che Marquez queste cose ce le ha già fatte vedere, preso dalla foga di dover per forza vincere, per forza far vedere di essere il numero uno, che ci sta. Però è anche una questione di sicurezza. Mi viene in mente Argentina 2018. In Argentina 2018 alla fine ha buttato via la gara facendo dei sorpassi pazzi quando la situazione si era messa male per i casini in partenza, però lui poteva comunque ottenere un buon risultato e quel mondiale lì l'avrebbe vinto comunque, perché lui era il più forte, semplicemente era il più forte. In quella gara lì poteva prendere anche pochi punti, la situazione della domenica aveva portato un po' di coincidenze e alla fine si è ritrovato in difficoltà, però poi il contatto con Rossi, anche in quel caso lì, è stato un sorpasso dettato da proprio quasi come se fosse sprezzante degli altri piloti che ci sono in pista, e questa è una cosa che, come dire, non è proprio il massimo, anche perché Marquez qualche episodio simile ce l'ha anche nella sua carriera precedente alla MotoGP, quindi in Moto2, in Moto3, però ecco, da quel punto di vista lì, da un giovanissimo, i primi errori me li posso anche aspettare, uno si deve un attimo calibrare, però Marquez deve in questo momento comportarsi in pista in modo diverso. Nel 2020 l'infortunio a Jerez è arrivato proprio perché lui è andato oltre il limite. In quel caso non ci sono stati contatti, però in quel caso Marquez alla fine l'ha pagata carissima. In quella gara era nettamente il più forte. Probabilmente il 2020 l'avrebbe stradominato, perché cioè, ci ricordiamo bene com'è stata quella gara. Ha messo in imbarazzo tutti gli altri piloti. Però alla fine questa foga di non voler accontentarsi, ma non dico accontentarsi di un decimo posto, era un accontentarsi comunque di un buon piazzamento. In quel caso, alla fine l'ha portato a un periodo di difficoltà da dove veramente non sembra riuscire a tirarsi fuori. Marquez da Jerez del 2020 non è riuscito a fare più di 10 gare consecutive per svariati problemi. Purtroppo è arrivato questo episodio, la penalità. Anch'io sono d'accordo sul fatto che la penalità, come dire, adesso poi vedremo anche il pezzettino se arriverà, non arriverà, se il ricorso avrà successo oppure no. Però la penalità mi sembra veramente un po' bassa, ecco, mi aspettavo qualcosina in più, sinceramente. Anzi, qua faccio un attimo un appunto sulla direzione gara, perché in questi casi bisogna essere severi. Io sono per la severità sempre, un metro di giudizio unico che valga per tutti i piloti. In questo caso Marquez ha esagerato. Questa è guida pericolosa e soprattutto, diciamo, ha fatto del male anche ad altri piloti. È stata una manovra eccessiva ed è giusto che venga punita. Così come deve essere giusto che vengano punite le altre manovre di piloti che fanno cose del genere. Nel caso di Marquez, ovviamente, perché la polemica, come dire, è diventata così grande, perché c'è un po' la recidiva, cioè Marquez è solito a questi episodi, però la direzione gara deve essere più precisa. E qua arriviamo anche all'appunto che faccio sulla gestione di queste cose, perché la penalità è arrivata, è arrivato il comunicato è interpretabile,
E infatti la Honda ha fatto ricorso. È interpretabile perché ci sono voluti 3 giorni per avere la sicurezza, oddio, la presunta sicurezza, che Marquez sconterà i 2 long lap penalty nel Gran Premio successivo e non in quello argentino. Perché la verità è che sul primo comunicato c'era scritto sconterà i 2 long lap penalty in Argentina. Quindi uno poteva dire, vabbè, quindi se in Argentina lui non ci sarà perché si è fatto male, boom, in Texas tutti a posto. E invece no, adesso poi si sono rimangiati la parola dicendo no, il GP successivo, quindi se non ci sarà in Argentina si andrà in Texas con la penalità. E quindi poi è arrivato, come vi dicevo a inizio video, il ricorso di Honda, che giustamente cerca di tutelarsi in questo caso. C'è un cavillo a cui ci si può attaccare per evitare la sanzione, ci si prova. Ovvio che questa sembra una gestione molto dilettantistica di un'organizzazione che dovrebbe essere al top a livello mondiale. Cosa succederà? Io personalmente credo che alla fine si andrà per i 2 long lap penalty in Texas, non credo che l'appello verrà accolto, però chi lo sa, diciamo che con questa gestione delle penalità e tutto quanto ormai siamo un po' in confusione anche tutti, perché adesso magari vi dico così, poi effettivamente dicono no, boom, abbiamo il primo comunicato è quello valido, quindi se non li fa in Argentina va bene così. Sta di fatto che il primo weekend ci ha già messo di fronte a diversi punti da analizzare, diversi punti che forse non avevamo mai visto. Ci sarà adesso poi anche nelle varie live durante l'anno, analizzeremo anche la sprint race. Ci presenteremo al Gran Premio di Argentina con purtroppo un po' di piloti fuori, perché alla fine Marquez non ci sarà per la frattura del pollice della mano destra. Martin dovrebbe farcela, anche per lui problema al piede con una frattura, però non dovrebbe essere qualcosa di preoccupante in vista del prossimo GP. Oliveira non ci sarà, Paul Espargaró non ci sarà perché purtroppo ha avuto un incidente veramente importante e non ci sarà neanche Enea Bastianini. Bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa situazione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!